Una buona serata con la seconda edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino. Quest'oggi sono 85 nuovi casi accertati in Abruzzo, 5 morti, 325 i guariti. La buona notizia è che continua a scendere il numero totale dei pazienti ricoverati e quello dei positivi in generale in Abruzzo. Il numero degli ospedalizzati e quello dei positivi in generale sono in calo, confermando il lieve trend favorevole sull'incidenza del virus in Abruzzo. Oggi sono 85 nuovi contagiati, d'età compresa tra 1 e 98 anni. Ha dato esito positivo il 2,5% dei 3.353 tamponi molecolari processati nelle ultime ore. L'aumento del totale di casi di contagio è oggi maggiore in provincia dell'Aquila, ne sono 30 in più. Seguono il Teramano e il Chietino con rispettivamente 27 e 20 casi, altri 4 sono invece in provincia di Pescara e altrettanti riguardano persone non residenti in Abruzzo. 5 decessi avvenuti nelle ultime ore portano il bilancio delle vittime a 2.420. Considerando anche i 325 guariti, i positivi in Abruzzo sono attualmente 8.366, 246 in meno rispetto a ieri. Di questi, 349 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 26, 8 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia intensiva. Nei reparti di rianimazione non c'è stato alcun ricovero Covid nelle ultime 24 ore. Gli altri 7.991 positivi accertati, 227 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E a 10 giorni dalle riaperture in Abruzzo la situazione epidemiologica resta quindi sotto controllo, come sembrerebbe dai numeri che abbiamo appena ascoltato. L'assessore alla sanità Nicoletta Verì non esclude per le prossime settimane uno spostamento del coprifuoco alle ore 23. Paolo Renzetti. Assessore, a 10 giorni dalle riaperture c'era un po' di timore all'inizio per come potevano reagire i dati della pandemia, situazione che tutto sommato possiamo dire è abbastanza tranquilla o comunque non è allarmante, tutt'altro. I timori devo dire che sono sempre presenti, i timori servono perché tengono alta poi l'attenzione e soprattutto quella vigilanza sanitaria di cui c'è bisogno costantemente. Non abbiamo dati allarmanti, tutt'altro, scendono i ricoveri, scendono i positivi, stiamo monitorando in maniera molto selettiva tutta l'attività scolastica perché temiamo sempre che ci possano essere dei focolai nell'ambito scolastico ed è proprio per questo che attraverso una delibera ieri abbiamo messo in atto una convenzione con le farmacie per portare avanti attraverso i tamponi antigenici un monitoraggio per tutto il gruppo scolastico, in modo particolare per gli studenti. Io mi auguro che ci sia subito questa possibilità almeno di aprire fino alle 23, perché non è un'ora che cambia la situazione. L'importante è rispettare sempre quelle che sono le regole di distanziamento, ma devo dire che nella nostra regione, anche nei periodi, nei giorni in cui c'è stato un maggiore afflusso, non ci sono stati episodi eclatanti. Come avete visto nell'ultima settimana siamo stati in grado di recuperare quel gap che c'era stato all'inizio, abbiamo una possibilità di vaccinare medialmente 10-11 mila persone per arrivare a breve anche a 15.000. Abbiamo vaccinato una percentuale alta della popolazione target e il nostro auspicio è di poter arrivare, come già detto, a un'immunità a fine settembre, ma soprattutto una volta finita questa popolazione target poter dare la possibilità a tutti gli abruzzesi di essere vaccinati, partendo anche dalle aziende, che è una richiesta che io inoltrerò proprio al commissario. Venerdì viene Figliuolo, visiterà i due centri hub dell'Aquila e di Pescara, ma soprattutto verificherà quelli che sono i nostri dati nella nostra regione. È una visita importante perché ci sarà anche un confronto, un confronto in base anche alle istanze che noi porteremo avanti. Cambiamo argomento. Con la cifra di 900.000 euro l'imprenditore marchigiano Marco Finori si è aggiudicato l'acquisto degli impianti sciistici teramani di Prati di Tivo e Prato Selva.
Nei beni venduti non è però compresa la cabinovia, che resta di proprietà della provincia, e il prossimo passo sarà quello di trovare un accordo economico con le amministrazioni dei demani civici, proprietarie dei terreni su cui insistono le strutture di risalita. Concessione questa indispensabile alla ripartenza. Tania Bonici Castelli. 900.000 euro di offerta per acquistare gli impianti sciistici di Prati di Tivo e Prato Selva, beni della Gran Sasso Teramano in liquidazione da tempo. E questa l'unica proposta pervenuta alla scadenza del bando di vendita dall'attuale gestore degli impianti, la Marco Finori SRL. Si è proceduto così all'assegnazione provvisoria, poi ratificata dall'Assemblea dei soci. La commissione incaricata ha registrato anche l'arrivo di una seconda busta, quella inviata dalla SIGET, che ha gestito per anni gli impianti della zona. Questa non conteneva però un'offerta di acquisto, ma l'elenco di una serie di motivazioni che avrebbero impedito alla SIGET stessa di presentare un'offerta. Il liquidatore della società, Gabriele Di Natale, ha precisato che ai rilievi descritti si è già dato puntuale riscontro in maniera ufficiale. Il 30 settembre quindi la Gran Sasso Teramano incasserà la prima rata, le altre 4 da 200.000 euro l'una dovranno essere versate annualmente per 4 anni e la proprietà delle piste e dei beni della Gran Sasso tra Prati di Tivo e Prato Selva potrà dirsi perfezionata solo al termine del pagamento. Nei beni venduti non è compresa la cabinovia, che non è mai stata conferita dalla provincia alla società e che è compartecipata anche dalla Camera di Commercio, dalla Regione Abruzzo, dalle Abstuc di Pietracamela e Intermesoli, cioè le amministrazioni dei demani civici. La Marco Finori, nel pacchetto, eredita la convenzione tra la Gran Sasso Teramano e la provincia per la gestione della cabinovia, convenzione che scadrà nel 2028 e che prevede un canone a favore della provincia di 20.000 euro l'anno. L'Assemblea ha poi dato mandato al sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia, di avviare un dialogo istituzionale con le Abstuc che, a seguito del mancato pagamento dei canoni, hanno sospeso la concessione dei terreni sui quali insistono gli impianti di salita e la cabinovia, concessione indispensabile per riaprire gli impianti e ripartire con la stagione estiva. E sulla vicenda degli operatori sociosanitari non riconfermati dalla ASL di Pescara, ora interviene anche l'UDC che chiede chiarimenti all'azienda sanitaria. Siete scesi in campo già da tempo per questa vicenda e non volete fermarvi. A ragion veduta vi illustro la delibera numero 712 del 30 aprile 2021, dove si mandano a casa gli OS e si prendono altre figure, la ASL. Tenete presente che la ASL ha mandato a casa questi signori perché c'è stato un indirizzo politico della regione Abruzzo nel quale si diceva che non si poteva attingere più ai lavori ovviamente somministrati, cioè agenzie interinali, perché il costo sarebbe lievitato. Ebbene, il 30 aprile, quindi il giorno della scadenza di queste persone che sono tornate a casa, la ASL prende 15 persone di ausiliario sociosanitario per il barellaggio, quando c'è già un servizio di barellaggio di una società che ha vinto questo servizio, che è la Clean Service, quindi si è creato un doppione nel doppione. Poi si prendono due infermieri, ma le infermieri, è stato fatto un avviso pubblico, ci sono state delle graduatorie, allora perché non si attingono dalle graduatorie e in questo caso invece si attinge sull'agenzia interinale? Gli OS vengono mandati a casa perché erano interinale e si devono attingere sulla graduatoria, qui invece si fa l'esatto contrario, c'è un'incongruenza. E poi sono state prese un amministrativo più ovviamente degli ostetrici ed altre persone per due mesi. Sapete quant'è la cifra di questi due mesi di questi operatori? 329.633,20, IVA esclusa. Chiederò alla ASL e poi al sindaco, che è il presidente ovviamente ristretto dei sindaci, di provvedere all'annullamento, e ripeto, all'annullamento di questa delibera, perché questo è un vero e proprio spreco di denaro pubblico. Ma chiarezza, perché non si può partire da assurgere ad eroi persone che hanno dato tantissimo in un periodo molto difficile, prima chiamarli eroi, poi angeli, e poi di fatto sbatterli fuori senza alcuna possibilità.
Questa schizofrenia ci sembra assurda e quindi chiediamo più attenzione nel rispetto chiaramente delle procedure pubbliche, perché sono assolutamente necessarie la trasparenza, ma anche che ci sia un giusto riconoscimento per chi nel periodo più difficile della pandemia ha dato tutto se stesso salvando delle vite umane e di fatto oggi si ritrova completamente fuori da ogni possibilità di rientrare a lavorare pur avendo lavorato benissimo. Questo è il paradosso che noi vogliamo denunciare e a cui chiediamo di porre rimedio. Questo è un riconoscimento giusto che devo io come persona che ho vissuto quel periodo e ho avuto contatti con tante persone come loro, ma come ruolo politico insieme al gruppo per far sì che si va la regione possa prendere in considerazione questa veramente condizione di eroi e di vocazione che loro hanno avuto in un periodo difficile. Non dobbiamo dimenticarci tutto quello che noi abbiamo fatto e detto per loro. Oggi arriva il momento che l'amministrazione, la regione, la politica deve dare risposte a queste persone che hanno lasciato i propri familiari, i propri figli andando senza vaccini, ripeto, senza sapere che cosa e che tipo di cura poter fare dentro questo nuovo ospedale Covid. 16 linee vaccinali per 800 inoculazioni al giorno sono i numeri del nuovo centro vaccini aperto all'Aquila a San Vittorino, messo a disposizione da ANCE, che sostituisce il MUSP di via Ficara, di proprietà comunale. Il polo servirà anche nel post emergenza come centro sanitario di base. Il servizio è di Alcheta Laser. Con il taglio del nastro ieri è entrato in attività il nuovo centro vaccinazioni anti-Covid nella scuola edile di San Vittorino all'Aquila. L'obiettivo di Regione ASL è accelerare sulle inoculazioni effettuandone fino a 800 al giorno. Il centro messo a disposizione dall'ANCE ha 16 linee vaccinali e 350 posti auto. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 e potrà contare su una dotazione completa di personale tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Abbiamo una tabella di marcia che dobbiamo necessariamente rispettare e credo che questa struttura darà un ulteriore elemento in più di forza per poter rispettare questi tempi e questi numeri che ci sono stati dati. Il nuovo polo prende il posto di quello che era stato collocato all'interno del MUSP di via Ficara. Gli utenti che si sono prenotati per fare il vaccino Covid nella vecchia sede, fa sapere la ASL aquilana, d'ora in avanti dovranno recarsi al nuovo centro di San Vittorino. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. È in un'ottica di miglioramento e di qualificazione anche dell'offerta sanitaria di questo territorio. Vaccinare di più e vaccinare più velocemente è una delle tre strategie insieme al rispetto delle regole e alla necessità del tracciamento dei contagi per uscire definitivamente dalla pandemia e finalmente non soltanto respirare libertà ma ridare ossigeno a coloro che più di altri sono stati colpiti dall'emergenza. A Montesilvano l'8 e il 9 maggio riapre via Saffi, una delle strade più importanti della città adriatica, dove si terrà un grande evento artistico. Per la riapertura di via Saffi l'8 e il 9 maggio a Montesilvano ci sarà un festival, assessore street art e tanto altro. Finalmente, e soprattutto la cosa che andrà evidenziata, è che riapriremo la strada dopo oltre 15 anni di chiusura. E a tal proposito abbiamo ritenuto regalare alla città anche questo evento, perché piuttosto che avere quei 500 metri di muro di contenimento grigi e tristi, abbiamo deciso di dare continuità al progetto street art che stiamo portando avanti ormai dal 2016, quando abbiamo votato come primo comune in Abruzzo il regolamento per le attività di street art. E ci saranno quindi 16 artisti di carattere nazionale e internazionale che sono già al lavoro su tutta la parete, quindi vi invito anche ad andarli a trovare, e l'evento vedrà il suo apice nelle giornate di sabato e domenica, quando verrà aperta la strada perché la cittadinanza possa insomma iniziare a godere delle opere. Ci saranno food truck, insomma momenti di intrattenimento, e questo è un ulteriore tassello che andiamo ad aggiungere al progetto di street art
Montesilvano, che poi vedrà insomma il completamento attraverso la realizzazione di una mappa che stiamo portando avanti, sia cartacea che multimediale, che permetterà ai tanti appassionati, ma soprattutto ai turisti, di scoprire questo museo a cielo aperto insomma girovagando per Montesilvano con monopattini piuttosto che bici elettriche e quant'altro. Ah, durante le due giornate sarà aperta al pubblico dalle ore 11 fino alle 22 e avremo sia la parte dello street food e quella della street art. Nella street art abbiamo 16 artisti internazionali e abbiamo questa parete di 300 metri che verrà completamente dipinta con la tematica ambiente e paesaggio. Abbiamo artisti come Mr. Fedor, The Spider, Mr. Toms, Andrew Tosh. Avremo un po' di musica sottofondo, ci sarà la Radio Start che ci accompagnerà soprattutto gli artisti, perché non si potrà ballare, non si potrà fare nulla di questo tipo. E quindi sarà un'iniziativa dedicata specialmente al recupero artistico della città. Quindi gli spazi urbani che vengono lasciati e spesso abbandonati vengono recuperati grazie a queste opere murarie. Ma la cosa importante è venire a questo festival e capire quali sono le emozioni che trasmetterà sicuramente questo museo a cielo aperto, ma tutto il contorno, anche già con la musica di sottofondo, cioè, vediamo poi ognuno di voi che verrà cosa potrà esprimere. Ecco. Sarà il castello di Nocciano ad ospitare la mostra dedicata al campione argentino Diego Armando Maradona. L'evento, che si terrà nel prossimo mese di giugno, è stato organizzato dal Napoli Club di Pescara. Il servizio è di Stefano Recanati. Una mostra interamente dedicata al dio del calcio, Diego Armando Maradona. La realizzazione è opera della neonata associazione Napoli Club Pescara Gennaro Montuori Palumella. Promotori di questa iniziativa Vittorio Russo, Roberto Russo, Alessia Scianni e Giuseppe Nappi, accomunati tutti dalla passione per il Napoli Calcio. L'evento, che si terrà nel prossimo mese di giugno presso il castello di Nocciano, è stato presentato nella sala Figlia di Iorio della provincia adriatica, alla presenza proprio dell'ex capo storico del comando Ultra Curva B, che per l'occasione ha portato un breve ricordo del Pibe de Oro, che proprio a Pescara segnò uno dei gol più incredibili della sua carriera. Chi ha vissuto Maradona sa chi era, come uomo e come calciatore. A volte puoi sembrare impopolare, ma Diego era più grande come uomo che come calciatore. È normale che una persona che durante una giornata può avere a che fare con 50-60 persone, lo si dimostra scientificamente, e a che fare con migliaia di persone una giornata non è possibile, fisicamente devi cadere per forza. Diego ha fatto delle cose molto belle, in beneficenza, e tutto quello che regalava e nessuno conosce niente. Non come oggi i giocatori vanno prima sui giornali. I media sanno prima di tutti quello che devono fare già gli altri, perché è tutto programmato. Diego non ha mai programmato, l'ha fatto e basta. La rassegna, composta da circa 150 foto, ripercorrerà i 7 anni dell'ex campione del mondo argentino con la casacca azzurra del Napoli, oltre a tantissimi inediti sulla vita privata di Diego, fatta di tanta beneficenza per i più bisognosi, come nel gennaio 1985, quando il campione, su invito del compagno Puzzone, ma contro la volontà del presidente del Napoli, e pagando di tasca sua l'assicurazione, portò la squadra sul campo dei dilettanti per raccogliere fondi da destinare a un bambino malato. All'interno dell'evento, che vedrà come ospiti d'onore, oltre a Gennaro Montuori, personaggi del calibro di Antonio Carannante e dell'ex direttore sportivo Gigi Pavarese, ci sarà il ricordo dell'indimenticato Bruno Pace. E questa notizia ci traghetta verso lo sport. Partiamo dal calcio di Serie B, prova d'orgoglio del Pescara quest'oggi, che con un gol in apertura di gara di Capone batte di misura la Reggiana e rimanda il verdetto della matematica retrocessione, inguaiando ancora di più la squadra emiliana. Vediamo.
Il Pescara, con una prestazione questa sì dignitosa, batte la Reggiana di misura e resta matematicamente ancora in vita. Buona la prova dei biancazzurri, che non hanno regalato nulla alla formazione emiliana, che alla vigilia aveva sicuramente più stimoli del Delfino. E ora venerdì prossimo la gara di Cremona, prima della chiusura, sempre in casa con la Salernitana. Parte in attacco la squadra di casa, che dopo il tiro alto di Rossi per gli ospiti al sesto minuto, all'ottavo è già in vantaggio grazie a Cristian Capone, che dai 20 metri con una conclusione chirurgica supera Venturi con il pallone che si infila all'angolino della porta emiliana. Pescara inaspettatamente avanti con gli ospiti sorpresi dall'avvio sprint della formazione abruzzese, che non si accontenta continuando a spingere, anche se al sedicesimo è Laribi a chiamare al primo intervento della gara Fiorillo, che salva in angolo. Al ventesimo ancora ospiti minacciosi con Cargo, che quasi al limite dell'area piccola manda incredibilmente il pallone alle stelle. Dopo l'avvio da dimenticare inizia a spingere con decisione la formazione di Alvini, in una partita contrassegnata da molti falli e con il direttore di gara Ross di Pordenone costretto spesso ad intervenire. Alla mezz'ora, dopo un rimpallo, la sfera termina ad Odgaard, che conclude centralmente fra le braccia del portiere ospite. Match equilibrato con i Granata minacciosi al 39esimo con Laribi, che da posizione defilata trova però la chiusura sul primo palo di Fiorillo. E questo l'ultimo acuto del primo tempo, che si chiude sul risultato di 1-0 per il Pescara. La ripresa si apre al 16esimo con il palo per gli ospiti di Cargbo. Il Pescara però non sta a guardare, con un paio di azioni in contropiede che non vengono però finalizzate. Nel Delfino a metà ripresa entrano in campo Masciangelo, Setter e Giannetti. Prova a fare la gara la Reggiana, ma la squadra ospite è arruffona in attacco. Al 27esimo infatti il neoentrato Zamparo conclude da posizione defilata sull'esterno della rete, mentre al 29esimo minuto è ancora lo scatenato Cargbo in area abruzzese a trovare la parata dell'estremo pescarese. Il Delfino accusa la stanchezza in alcuni suoi uomini, ma cerca di non regalare metri agli ospiti alla disperata ricerca almeno del pareggio. E così nel finale le occasioni per il raddoppio sono dei biancazzurri, con la respinta di Venturi al 45esimo su tiro di Valdifiori e al 93esimo il salvataggio alla disperata di Ageti su Setter al momento della conclusione a rete dalle parti di Venturi. Ora altri 180 minuti di campionato e poi si chiuderà una stagione da dimenticare al più presto. Una vittoria che paradossalmente può aumentare rabbia e rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Sì, assolutamente sì. E insomma, l'avevo detto anche sabato a Cosenza, che comunque fosse andata, questa era una salvezza che questa squadra poteva assolutamente centrare, quindi nasce il rammarico per quello che soprattutto dopo il Covid non siamo riusciti a fare, e quindi aumentano ancora di più i nostri pensieri negativi, però la situazione è questa e continuiamo a lottare. Analizzando insomma il mio percorso, è normale che questa è una squadra che, ripeto, doveva assolutamente alzare la tensione nervosa, quindi ci eravamo detto e promesso che dovevamo fare una partita dove dovevamo alzare assolutamente la tensione nervosa e dovevamo giocare al limite, anzi di più. E quindi la partenza nostra era assolutamente questa che volevamo fare, abbiamo fatto, e la squadra è stata brava a calarsi nella lotta, assolutamente nella lotta. E sapevamo che loro sarebbero venuti con il coltello tra i denti, qualcuno nelle scarpe, qualcuno nello slip, qualcuno nel pantaloncino, qualcuno nella maglietta, e quindi dovevamo andare oltre e alzare lo spirito, alzare la tensione nervosa. Serie C, gara speciale quella del primo turno playoff per il centrocampista del Teramo Simone Santoro, che è palermitano, cresciuto nelle giovanili rosanero e che quindi domenica pomeriggio si troverà di fronte in partita secca la squadra che lo ha svezzato. E anche il giovane mediano non nasconde un po' di emozione per quella che per lui è un appuntamento sicuramente particolare. Ascoltiamolo. Rispetto alle partite precedenti, sicuramente questa è un sapore speciale, perché comunque siamo consapevoli che è una partita molto più importante e ci giochiamo in playoff. E per me è sempre un'emozione speciale giocare contro il Palermo, perché comunque ho passato 10 anni lì
e so le emozioni che regala quella maglia. Per me sarà una partita speciale, ma noi stiamo preparando bene la partita e vogliamo vincere a tutti i costi, perché comunque sappiamo che abbiamo a disposizione un risultato su 3 e quindi dobbiamo, cioè, siamo obbligati a vincere. Volevo chiederti, secondo te come si giocano queste partite? Non mi spiego, si aggrediscono subito oppure magari si attende di capire come, qual è il mood della partita? Come vanno interpretate secondo te, anche alla luce insomma di quelle che avete disputato l'anno scorso, del percorso di quest'anno, della squadra che avete dimostrato di essere? Ma innanzitutto partiamo dal presupposto che secondo me siamo una squadra totalmente diversa, siamo una squadra organizzata e che comunque siamo un grande gruppo. E poi l'unica cosa che posso dire è che abbiamo a disposizione un risultato su 3, quindi dobbiamo andare in campo comunque col piglio giusto e andando a cercare la vittoria, quindi dobbiamo attaccare, non dobbiamo... Diciamo, non dobbiamo aspettare Bassi comunque, perché non abbiamo niente da perdere noi. Quest'anno col mister ha trovato questo ruolo per me adatto e poi io come persona sono fatto così. Sono un ragazzo semplice che comunque... Cioè, la mia famiglia mi ha dato certi valori e ringrazio a loro innanzitutto, perché se sono questo ragazzo in merito è soprattutto loro. Poi sono uno che non ama tante distrazioni, e mi piace stare a casa, e secondo me è dettato anche da questo. Faccio una vita tranquilla e in campo poi cerco di prendere il meglio dai giocatori più esperti, e qui ce ne sono tanti che mi hanno aiutato e penso che sia questo il mio essere determinato anche da questo. Ah, in questo momento parlare di mercato comunque per me, cioè in questo momento io penso solo ai playoff, e l'interesse è normale che comunque da palermitano, da uno che ha giocato 10 anni lì, sarebbe sempre bello poter ritornare lì, ma non ci penso, io penso a Teramo, penso ai playoff e penso soprattutto a fare bene, perché per me saranno importanti queste partite e dovremmo arrivare al meglio, perché noi il nostro obiettivo è quello di andare avanti, non fermarci alla prima partita, perché siamo consapevoli della nostra forza, siamo un gruppo forte rispetto all'anno passato e speriamo veramente di far bene. Poi comunque da palermitano è normale che diciamo, è sempre un piacere avere degli interessamenti da parte loro, però in questo momento non penso né a Palermo né ad altro, penso solo a concentrarmi su Teramo. In famiglia, immagino, a casa tua, che come si vive questa partita? No, la mia famiglia tifa sempre per me, e loro pensano soprattutto a me, anche da lontano, mi stanno sempre vicino. E poi in quel momento, nel momento del gol, ci sono tante emozioni, quindi non la sai gestire la cosa. Quello che ti passa per la mente in quel momento non si può spiegare. Ecco, questo più che altro. E ora la pallavolo con una grande prova corale. L'Abba Pineto batte seccamente in 3 set Motta di Livenza e pareggia la serie. Domani alle 19 si disputerà la gara decisiva, gara 3, in terra veneta. Il sestetto di Rosichini tenterà l'impresa per proseguire il cammino nei playoff. Sergio Zappalorto. Delle nostre squadre nazionali solo il Pineto in campo, un Abba travolgente in gara 2 va alla bella in programma domani mercoledì alle 19 a Motta di Livenza. La vincente andrà alle semifinali, felice il mister pinetese a fine gara. Allora finisce 3-0 nettamente gara 2 dei quarti di finale con un super Abba Pineto che sbanca contro il Motta di Livenza, vendicando, lavando il 3-1 dell'andata nettamente. Perché 3-0, ma 21-23 a 20, anzi più netto di quanto dicano i parziali. Gianni Rosichini, una bellissima soddisfazione, una grande rivincita e soprattutto il Pineto che vogliamo vedere sempre. Sì, sicuramente questa sera abbiamo fatto una buona partita e si è un po' verificato il contrario di quello che si è verificato a Motta, cioè Motta aveva dei punti di riferimento molto precisi nella loro palestra, l'hanno sfruttata al meglio. Questa sera ciò non l'hanno avuto e noi giocavamo nel nostro impianto bellissimo e quindi abbiamo potuto impostare il gioco fin dal servizio in maniera diversa, più agevole, e questo ci ha sicuramente favorito. Bene in tutti i fondamentali, con un muro in crescita dall'inizio un po' incerto, poi sempre meglio, 11 muri vincenti.
grande prestazione ancora una volta di Eld, di Partenio, Morelli stratosferico, non solo 25 punti ma 61% offensivo, è tutto dire. Secondo me a Muro siamo cresciuti durante la partita quando abbiamo un po' capito il tempo di salto su Gamba, che era il loro giocatore sicuramente più pericoloso. Chiaramente la squadra ha giocato bene tutta, devo dire che Morelli questa sera ha fatto una partita strepitosa, veramente strepitosa in tutti i fondamentali, con margine errore bassissimo, e questo chiaramente il risultato di questa gara. Calcio a 5, l'Acque Sapone Unigros ha chiuso la stagione regolare con il KO indolore di Catania e sarà proprio la squadra siciliana l'avversaria del primo turno dei play-off che si disputerà sabato prossimo al Palarigopiano di Pescara. Altra sconfitta senza effetti collaterali per l'Acque Sapone Unigros, che perde 3-2 con diversi assenti a Catania ancora una volta dopo aver condotto la danza, altra rimonta avversaria. Ultimo turno che decreta chi i nerazzurri incontreranno nei quarti, e cioè proprio gli etnei, osso duro comunque in insidia. Ma siamo certi che il quintetto abruzzese saprà ritrovare presto lo spirito e la forza devastante dei tempi migliori. Intanto chiude la parentesi Na con tanti applausi un generoso Pescara Color Max, che avrebbe meritato dopo un gran recupero uno splendido sorpasso più del 3-3 finale contro un Eboli che col pari ci ha rimesso la quarta piazza. Eboli sottotono, apparso stanco dopo le prodezze di Coppa. Per l'equipe di Palucci l'augurio è che si tratti di un arrivederci. Troppe cose storte, troppi rimpianti per una stagione, va detto con obiettiva serenità, il limite d'organico a parte, tutt'altro che fortunata. A presto dunque per i playoff, inizi questo fine settimana, dove saranno impegnate Acque Sapone Unigros, Tombesi Ortona, Real del Montesilvano e al femminile il Montesilvano, l'Orione Avezzano nei play-out. Un collettivo in bocca al lupo a tutte le squadre. Il TG6 termina qui e tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, condotto da Jacopo Forcella. Grazie e una buona serata.